questo sarà un posto di ritrovo per tutto il nord Italia, nel senso che, e anche forse anche la parte, diciamo, del centro, nel senso che qui ci saranno eventi sportivi e non sportivi di grandissimo interesse, anche internazionale, direi come lo è stato ad esempio il discorso del padel sulla nave, una cosa sulla portaerei Garibaldi, una cosa che nessuno aveva mai immaginato e che noi siamo riusciti a fare. Sono tutte cose molto importanti sullo sport, soprattutto con l'anno di Genova Capitale Europea dello Sport, stiamo correndo alla grande e avremo eventi internazionali qui a Genova e quindi per il futuro non c'è nessun motivo per cui non possiamo fare eventi internazionali dentro Palasport. Senza dimenticare una cosa assolutamente nuova, tipo ad esempio i 700 parcheggi che sono qui sotto, che sono un grande servizio alla città e agli utenti di quest'area. Non serviranno solo Palasport, ma serviranno tutto il waterfront delle Lande. Intanto un'opera, direi, moderna, è un palazzetto dello sport che compete con realizzazioni simili nelle più grandi città internazionali. Un'opera molto flessibile, potranno essere disputate numerose discipline sportive, competizioni nazionali ed internazionali. Si presta molto bene per manifestazioni culturali, per eventi, per spettacoli. Però noi vogliamo anche che sia un grande luogo di comunità e di socialità, quindi vogliamo vedere le scuole, vogliamo vedere le società sportive dilettantistiche. E poi ovviamente è una realizzazione informata ai più moderni criteri dell'efficientamento energetico, della sostenibilità e voglio aggiungere, perché è un aspetto di cui vado molto fiero, è un capolavoro di progettazione accessibile ed inclusiva. Una grande emozione essere qua oggi, un tassello importante anche all'interno di Genova Capitale Europea dello Sport. L'avevamo detto che volevamo restituire in questa annualità così importante il Palasport a Genova, che vivrà tanto di attività di base, ma in un connubio anche dei grandi eventi sportivi nazionali ed internazionali, e anche grandi eventi non di natura sportiva inseriti in una cornice fantastica come il Waterfront di Levante, che beneficia anche della sinergia del Gian Novello, della futura Casa della Vela e di tutto un contesto che amplifica ulteriormente il valore dello sport anche in chiave di volano turistico e soprattutto un luogo anche da destinare alla realtà del nostro territorio, dove hanno bisogno di spazi anche per crescere dal punto di vista di progettualità, di aumento anche delle categorie che vengono affrontate e quindi di poter dare una possibilità di tornare ad avere grandi squadre anche nei massimi campionati per le realtà del nostro territorio. Beh, se il buongiorno si vede dal mattino è un bel mattino, perché comunque un bel colpo d'occhio, bellissimi colori e devo dire che anche i 5.000 posti che leggendo un dato meramente numerico potrebbero sembrare pochi, in realtà sono dimensionati a quella che è una realtà cittadina. 12 discipline, molte di squadra, alcune individuali, più tutta una serie di eventi che possono essere fatti legati magari ad altre, diciamo così, manifestazioni non per forza sportive. Quindi credo che sia un punto di riferimento importante per la città, per i cittadini, ma soprattutto anche un'attrazione, dal punto di vista della promozione, del marketing, un'attrazione turistica, perché contribuisce a completare questa bellissima opera che è tutto il waterfront di Genova. Finalmente c'è stato questo recupero di questo impianto, finalmente alla grande si vede diciamo, il segno distintivo di Renzo Piano. Ma oltretutto per il mondo sportivo la possibilità di poter riportare certi sport anche ad altri livelli, perché qui la Serie A si può fare tranquillamente, dico per la pallavolo, la pallacanestro, che sono gli sport che portano poi pubblico, ma l'altro segno distintivo è la multidisciplinarietà, perché la nostra speranza, e quindi adesso il mondo sportivo deve attivarsi, è di fare sport tutti i giorni, e quindi sport di base e anche grandi eventi.